Con questa tripla di Bramos, a 7 secondi dal termine, l'Umana strappa gara 5 di finale Scudetto 2017 e torna in attivo nel barrage contro la Dolomiti Energia. 3-2, 65-63 la sentenza del Taliercio per la Reyer, che nella sesta partita della serie si giocherà al Palatrento il match point tricolore. De Raffaele recupera Batista, che prende il posto di Ortner. Nessuna novità per l'Aquila rispetto al quarto incontro. Primo periodo senza strappi, a Duc risponde Egim, 16-18 al decimo. Due triple di Forrai e Gomes permettono agli ospiti di salire sul più 6. La Reyer sparacchia da oltre l'arco, 4-17 alla pausa. La Dolomiti Energia difende benissimo e tocca il più 12 al 21esimo, con 28 punti subiti. I veneti producono il massimo sforzo all'interno della propria metà campo. Trento scrive al referto 4 punti in 7 minuti, ma conserva due lunghezze di vantaggio al 32esimo. Ains è il protagonista del meno 1 Umana al 38esimo. Nel finale rieccola la magia di Bramos. 37-25 nei secondi 20 minuti per la Reyer, che è andata negli spogliatoi con 9 su 12 ai liberi contro l'11 su 18 degli avversari. 13 punti per Ains, 11 con 4 su 5 al tiro per McGee. Dall'altro lato 17-5 falli subiti per Hug, 16-8 rimbalzi, 5 assist e 23 di valutazione per Kraft.